Siamo qui nello splendido chiostro all'interno del Museo LIA con il nostro sindaco Pierluigi Perachini, oggi in visita a LIA per un incontro con la stampa, un aperitivo diciamo a poco tempo dopo l'elezione a sindaco. Com'è questo museo? Beh, è un museo stupendo, non devo essere io a dirlo chiaramente, che abbiamo voluto oggi onorare venendo qua con tutta la giunta per innanzitutto vedere i dipinti che sono esposti, ma anche per riflettere su come valorizzare molto molto di più, perché è veramente un museo che è di valore mondiale, se non europeo, e quindi pensiamo che solo rendendoci conto del valore, del patrimonio che è a disposizione della nostra città, ma che può essere una fonte di ricchezza per la nostra città, valorizzandolo, quindi portando qua molti turisti, facendo delle iniziative specifiche come questa bellissima mostra sui 20 anni sulla bellezza, ecco, riteniamo che sia utile per tutti i cittadini, per tutti gli imprenditori, per tutte le persone che hanno investito e che quindi vorrebbero campare anche sul turismo, poter cogliere questa occasione di portare il nostro museo nel mondo. Sarà senz'altro una cosa giusta che ci dobbiamo dare come obiettivo nell'immediato. Un museo che purtroppo è conosciuto ancora poco dagli spezzini. Come facciamo? Perché poi il passaparola è l'entusiasmo di una città che poi porta nel mondo anche i risultati e quindi attira i turisti. Assolutamente vero questo, tant'è che stiamo ragionando con l'assessore alla cultura, al turismo, come diffondere anche tra i cittadini e soprattutto farlo diventare motivo di orgoglio per i cittadini, perché fino ad oggi abbiamo percepito che magari è stato un museo donato, realizzato è vero con le risorse dal comune, quindi dei cittadini, però poco sentito proprio, forse per il fatto che un privato ha donato o ha messo a disposizione questi quadri, questa collezione unica al mondo. Ecco, il nostro compito sarà anche quello di diffonderlo, di renderlo patrimonio tra i cittadini in modo che venga veramente portato a conoscenza di tutti e di tutto. Anche perché pochi lo sanno ancora, forse, ma questo museo è, per così dire, sovradimensionato per una città come Spezia, cioè è un museo che starebbe benissimo in una grande città per qualità di opere, per struttura, quindi è importante che la cittadinanza si renda conto di avere un gioiello al proprio interno. Sì, se non è un gioiello, non diventa un polo attrattivo, non diventa un elemento di orgoglio, diventa solo un costo, e quindi siccome noi non ce lo possiamo permettere perché la crisi sociale che stiamo vivendo ci richiede energie straordinarie, investimenti nel sociale molto importanti, noi dobbiamo far diventare questo museo un fenomeno anche non solo culturale ma anche economico, di positività per la città, di ricaduta. Questo si fa solo conoscendolo, portandolo nel mondo, in Europa e facendolo apprezzare. Siamo convinti che riusciremo a fare questo, stiamo elaborando un progetto. La prima cosa che è stata annunciata oggi è quella che abbiamo deciso di affittare, per modo di dire, la sala delle nature morte per eventi sociali, aziendali e per incominciare a creare un utile per il sostentamento del tutto il sistema museale spezzino, ma anche per far conoscere il patrimonio, perché stimolando la conoscenza, facendolo vivere, diventa un patrimonio vero di ognuno di noi. Grazie sindaco. Grazie a voi.